viaggio nelle baraccopoli. Anche oggi siamo a Minissale. Qui siamo in Via del Verme, 2500 metri quadrati, censimento del 2002 ci restituiva 15 famiglie che stavano qui. Da questo piccolo sopralluogo che abbiamo fatto le famiglie sono di più, e soprattutto ho chiesto da quanto tempo non vedete nessuno in questo posto delle istituzioni, e mi è stato risposto almeno da 30 anni, tranne quando ovviamente ci sono le elezioni, ma ormai diciamo, chi viene a pensare, chi pensa ancora di venire a raccogliere voti qua è meglio che se ne torni, perché voti non ce ne saranno più per nessuno. Ecco, il bagno era stato pitturato da poco, sì, e già è così. Poi c'è sempre questa condensa. Nella stanza da letto mio marito ha fatto il tetto e l'altro giorno un po' ha piovuto, però non si vede perché sono i pannelli. Nella stanzetta dei miei figli fa sempre anche la muffa. Ne ho uno da 16 e uno da 15. E sono un poco allergici come cosa di muffa, però giustamente... Quindi sono cresciuti qua dentro i suoi figli? Sì, qua, sì, nati e cresciuti. Sì. E lei pittura sempre per non fare sentire l'odore della muffa? Sì, guardi, pure qua, vede? Non è che è così. E torno e ripeto, perché ci teniamo la pulizia di sistemarla, perché sennò cadrebbe anche il tetto di sopra. Finestra c'è questa piccola, vede? Questa è tutta la finestra di questa casa. Poi c'è la cucina, quella piccola là, e basta. Quindi non avete nessuna finestra a parte queste piccoline? No. Ma c'è caldo, si muore. Anche voi aspettate ancora di avere una casa? È dal 2003 che abito qua, ora fa 21 anni ora a luglio, e la desidero, la verità, con tutto il cuore. Speriamo che ce la danno questa casa, non si sa quando, però spero. Noi ovviamente siamo venuti per incontrare persone e per vedere lo stato di questa piccola baraccopoli. Ecco, avete incontrato persone e anche dei casi di famiglie in difficoltà serie? Sì, ho visto, abbiamo trovato, senza che loro ancora avessero presentato la domanda per avere l'alloggio, situazioni di anziani molto, molto, molto gravi, che stanno già allettati da parecchio tempo. Sarà mia cura segnalare immediatamente ai servizi sociali e anche alla Social City, perché come si prendano carico anche di questi anziani, che sono probabilmente un po' dimenticati da tutti. Da tutti. E comunque da oggi lo Stato, diciamo così, ha battuto un colpo anche in questa piccola baraccopoli.